finalizzata all'estensione del piano urbanistico comunale, ma che soddisfa anche ben altre esigenze e si è rivelata un'occasione preziosa per la conoscenza della storia del territorio e del suo patrimonio archeologico. Il gruppo di ricerca ha limitato al massimo i rimborsi delle spese e per recuperare le risorse necessarie alla pubblicazione ha rinunciato ad ogni compenso. Devo dire una cosa, ho capito una cosa fondamentale su questa carta archeologica e sulle carte archeologiche in generale, perché sono utili. Sono utili per due motivi. Uno, sono utili agli amministratori perché possono pianificare i lavori pubblici. Due, sono utili ai privati perché sanno quello che sostanzialmente può rinvenirsi all'interno dei propri fondi o dei fondi limitrofi. E tre, sono utili anche alla sovrintendenza, perché la sovrintendenza, e mi riferisco al dottor Mattei, ha la possibilità di conoscere cose che altrimenti sarebbero state totalmente sconosciute. Questa carta archeologica ci ha permesso di avere una visione completamente diversa da quella che avevamo del territorio di Frasso. Frasso e Lizzano sono due piccole entità. Però guardando la carta archeologica e guardando un po' più a tutto il territorio, perché è normale che noi non possiamo fossilizzarci solo sul territorio, ma dobbiamo guardare a un territorio molto più ampio, abbiamo capito una cosa, che questa è una valle particolare, è una valle che fa un po' da cerniera tra la Valle Caudina da una parte, dove ci sono realtà archeologiche molto più importanti come Caudo, e dall'altra c'è la Valle Telesina, dove c'è Telesia, ma c'è un altro elemento in più che contraddistingue questa piazza e questa valletta, proprio perché sta in mezzo, poi unisce l'oriente del territorio, che è la conca beneventana e la valle vitolanese, quindi è come se fosse un pugno tra tre valli e fa da tre di unione, da unione tra valli diverse, naturalmente stante poi su dei percorsi fluviali importanti, da una parte il Volturno e da una parte il Calore. E quindi è proprio alla confluenza, è il percorso che sale attraverso il torrente Maltempo, che si mette nel Volturno quasi all'altezza della confluenza dei due fiumi, quindi è un percorso quasi naturale. Il fatto di essere un territorio di confine, da una parte ci dice che siamo un po' marginali, ma dall'altra parte ci dice che siamo fortunati, in che senso? Dal punto di vista antropologico noi diventiamo il cosiddetto popolo dello sfumato, proprio per essere di confine, attingiamo da una parte e dall'altra, prendiamo le caratteristiche che arrivano da una parte e dall'altra e le facciamo. Abbiamo pensato a questo territorio in maniera particolare, in maniera da farne anche un punto di riferimento per un esperimento di collaborazione tra enti, no? Allora, la sovrintendenza, l'università, il comune, ed è stato un esperimento, devo dire, tra i meglio riusciti. C'è al fondo anche un'affinità, come dire, ideale, mi permetto di dire, no? Un'affinità anche umana nelle cose che si fanno. Questa viene fuori quando le istituzioni funzionano e perché, dico io, funzionano gli uomini che le rappresentano. Lo diceva bene il dottore D'Amico, cioè la nostra ricerca che sembra, come dire, intercettare spesso frammenti di scarsa rilevanza, cioè cose che non mettiamo in esposizione nei nostri musei se non in casi rari attraverso la ricognizione, in realtà è un corpo, direi, ha restituito poi un corpo di materiali, di notizie, diciamo di dati che ci ha consentito di avere una enorme possibilità di ricostruire il passato e di pensare contemporaneamente agli studi e alla possibilità di pianificare il futuro. Diciamo, la nostra visione del passato è quella che in qualche modo condiziona il nostro presente anche in una prospettiva di pianificazione futura, quindi in questo senso strumenti di pianificazione, perché la conoscenza che poi è alla base della pianificazione. Noi di solito diciamo che chi esponiamo, facciamo vedere attraverso questi reperti il passato, in realtà
diciamo, noi ricostruiamo il passato, cioè i frammenti non parlano di per sé, non sono presenza attiva nel nostro quotidiano, ma è attraverso l'azione continua di analisi, ricerca, studio, che emerge da questi reperti il passato in una prospettiva notevolmente ricca per questo territorio, no? Stefanella, una prospettiva che, diciamo, noi forse in partenza non ci aspettavamo, almeno per la mia parte di studi, quella della preistoria, lo diceva, no? Il dottore D'Amico, dove alcuni dati, semplici elementi, ma indicativi, estremamente indicativi, ci hanno dato una visione diversa del popolamento in fasi molto antiche, cioè stiamo parlando del quinto, sesto millennio avanti Cristo, del popolamento della Campania, no? Dove gruppi di popolazioni che ancora non arrivano nella piana campana, evidentemente per condizioni, diciamo, legate all'abitabilità di questi luoghi, forse ancora diciamo parzialmente impaludati, non perfettamente integrabili in un'economia di quel periodo, invece troviamo qui la parte terminale di questa lunga via che parte poi dalla Puglia settentrionale e attraverso, diciamo, le valli interne arriva fino a qua. Quindi abbiamo questo elemento terminale di un popolamento che parte dalla costa dell'Adriatico. E questo elemento si lega poi in una prospettiva, diciamo, di lungo termine ad una lettura del territorio che è estremamente variata, perché il territorio è notevolmente ricco di comparti diciamo ambientali diversi. Abbiamo potuto così scoprire per l'età del bronzo un rapporto particolare tra le valli e le alture, con un sistema che noi chiamiamo di alpeggio, no? Cioè quando il bestiame viene portato periodicamente nei periodi più caldi, nella stagione calda, sulle montagne, e poi in inverno viene riportato nei siti a valle. E questo l'abbiamo letto bene in questo territorio, perché c'è questo rapporto ben caratterizzato tra montagna e valli fluviali. Oppure abbiamo potuto leggere, diciamo, e vado un po' più avanti nel tempo, la nascita delle prime forme di insediamento stabile alle quali possiamo dare una, diciamo, una lettura di territorio organizzato su più livelli. Oggi vediamo normalmente, noi siamo abituati a vedere grandi città, piccole città, paesi, frazioni, fattorie isolate, cioè è nella nostra testa che c'è un territorio organizzato in un certo modo. Questa organizzazione del territorio nasce in un periodo ben preciso, che per quanto riguarda quest'area, intorno all'ottavo, settimo secolo avanti Cristo, riconosciamo queste gerarchie di insediamento con piccoli gruppi di abitati e necropoli accanto. Quindi, diciamo, riconosciamo veramente in nuce, come dire, in estrema sintesi, quelle che sono le vicende più ampie del popolamento della Campania o più in generale dell'Italia meridionale. Che per quale vorrei anche associare Sabrina Macaluna, ce la siamo scordata perché ha partecipato a tutte queste ricerche. Ricerche, vediamo la prima diapositiva, sì, che si inseriscono nell'ambito di una iniziativa più ampia, che è quello che stiamo cercando di attuare della carta archeologica della Campania. Siamo partiti dalla Campania settentrionale, in una zona di grande interesse dal punto di vista culturale e dal punto di vista storico, perché ci troviamo tra centri di grande importanza. Da una parte Caudium, quello che sarà lo sviluppo di Telesia,
circola così, tutti i dubbi di dove fosse questo antico centro, e quindi in mezzo a un innervarsi di comunicazioni che non sono soltanto delle comunicazioni locali, ma che riguardano tutta la storia della nostra penisola. Territorio difficile, tuttavia, perché abbiamo questa pinta dritta, montana, che incombe sulla pianura e su questa zona, che è anche sottoposta a delle difficoltà ideologiche, non poco conto. Le abbiamo vissute, abbiamo partecipato nel 2015, ricordo questa fortissima riunione che ci ha portato però a scoprire anche tanti elementi importanti. Io ricordo sempre il salto che ho fatto nel vedere i contenimenti del fosso di Maltempo, gli antichi argini che erano stati portati in luce proprio da questa. Ecco, nonostante tutte una serie di difficoltà di identità che vanno tenute ben presenti in questo territorio, perché voi vedete il giallo civilizzatore dove si poteva leggere bene il terreno, il marrone dove abbiamo avuto grandi difficoltà, il verde una meglio difficoltà, c'è una carta di leggibilità che noi abbiamo fatto del territorio. Ecco, nonostante questo, noi ci troviamo di fronte a un incremento di conoscenza rispetto a quello che era le conoscenze pregresse dell'82%, cioè un incremento di conoscenza enorme per un territorio così difficile da perlustrare, e che non riguarda poi elementi secondari, ma riguarda tutta una serie di dati che ci permettono proprio di conoscere quello che è stato il ruolo di questo territorio nell'ambito dello scacchiere nazionale. Fabio Salerno ci ha già dato il quadro di tutto quello che è il periodo pre-propostorico, se ne guarda l'orietta del Zanco, poi Renda ci darà un affondo su quest'epoca con una degli anni in cambio, e questo territorio è non è casa confine tra semilizzato per metà dell'uno e metà dell'altro, quindi una sinergia tra comuni, anche poi nella lettura del territorio, c'è questo spunzone che avanza sulla pianta e non a caso si chiama pizzo del piano. Questa si protende sulla pianura come questo, e sulla punta abbiamo uno insediamento interessante di grande rilievo che risale nella sua struttura e ci riporta al periodo all'epoca sannitica, al momento del controllo che si pone nel territorio in Sannitica, con delle sfumature che vengono interessanti, che vengono dalla sua lettura. Con Luciano D'Amico, io ricordo una giornata di dicembre, il 7 dicembre, visto il freddo, ma stupendi quei posti, perché non c'è soltanto il sedimento sannitico, e questo ci porta tante volte a rivedere quello che stiamo facendo, quello che è il quadro dell'occupazione, forse il precedente, e non è che crolla e finisce con la conquista romana, c'è un periodo anche di passaggio che ci dà il quadro dell'aggiustamento che man mano si determina nel territorio con i passaggi delle diverse fasi storiche. È un'evidenza veramente importante questa punta che a parte purtroppo c'è un ripetitore perché la posizione è stupenda, quindi è stata scelta per un ripetitore, è uno sbarramento dato che è volto verso l'entroterra, alto oltre 3 metri, e lo vediamo bene dalle foto aeree, che ci dà questo perimetro, questo insediamento di circa 1,5 metri, quindi è piccolo, è proprio legato alle funzioni di vendita, che si legano però a tutto il quadro di controllo del territorio integrato con tutti questi altri insediamenti.
insediamenti dall'altra parte del fiume, da parte che sono stati studiati nei volumi precedenti della carta archeologica, Guisi, Pinarella, Paola Carta e altri che saranno poi ancora da evidenziare. Purtroppo uno per il Santo Spirito sulla complessa del calore voltuto è stato scavato negli anni 70 del Novecento e non ne sappiamo quello che vorremmo sapere. Ed è questo, ormai la zona è edificata, ma forse potrebbe essere un avamposto su quella punto proprio di Satipula, almeno così pensiamo. Altri come questo di Monte Palombella, è più lungo, lo vediamo nella diapositiva successiva, e saranno ricerche che noi ci auguriamo di poter proseguire. Sarebbe importante che Slovacca, che è altrettanto rilevante, si unisse in questa iniziativa di carta archeologica, perché potrebbe completare il quadro di conoscenza di questo territorio e dare anche un respiro maggiore a quelle che sono poi le prospettive anche di uso, di sviluppo turistico di questi luoghi. E da tutto questo quadro, soprattutto con il progredire man mano delle fasi storiche, si viene a delineare, momento che già vediamo in questa cosa, quello che è la rilevanza di questo territorio nelle comunicazioni anche trasversali, non soltanto le comunicazioni che poi in quella linea che sarà percorsa dalla Giacca verso il Mondone o la strada che corre lungo la valle dell'Esina, ma anche una comunicazione trasversale da Caldium verso la zona di Venezia, alla quale quindi innerva questo territorio in un ambito anche più ampio di rapporti. E il territorio si popola ampiamente in epoca medio repubblicana. E cogliamo non tanto dal numero, dall'entità degli insediamenti nella loro consistenza, ma da alcuni elementi e queste sfumature diverse. Non è il territorio che viene conquistato e dall'oggi all'indomani vediamo dei cambiamenti, e questo veramente stiamo imparando a riconoscere come la lettura del territorio abbia bisogno non di cesure, ma di leggere le sfumature, le mano i cambiamenti, la gente che abita nel territorio non cambia dall'oggi all'indomani, a meno che non ci siano delle grandi trasformazioni, deportazioni o altro, ma se c'è un insediamento che continua, c'è un'assimilazione mano a mano di elementi, e qui lo vogliamo e qua soprattutto no, in un territorio come questo, e questo va detto, dimenticata, come ci ha detto Antonio Salerno, legato anche oltre all'allevamento del bestiame a quello che sono l'alpeggio. L'alpeggio che è stato bellissimo, in certo senso entrando nelle dinamiche di questo territorio, vedere come ci sia un eco, in certo senso, di questo alpeggio, della processione che a maggio porta qui da Frasso, dalla chiesa di Frasso, la statua di San Michele sulla montagna. Mi sembra che sia l'8 maggio, adesso non so. E poi invece a settembre la processione riporta la statua di Gesù. È proprio il ricordo di questo alpeggio, di questo trasferirsi dalla montagna in basso e con i legni, con gli animali, che ci viene perpetuato da questa bellissima tradizione, da questa immagine.
nell'ambito romano. E questo materiale emotivo che è stato ritrovato casualmente e purtroppo sarebbe interessante poi riuscire a trovare il punto preciso per approfondire questo quadro, questo materiale emotivo che era quello che i fedeli usavano portare per raccomandarsi alle divinità e che è una caratteristica molto diffusa nell'ambito del mondo romano. Abbiamo i piedi che sono elemento fondamentale nel camminare, sappiamo bene quanto sia importante, ma per tanto, guardate, è ancora più importante quello che sembra una, non si capisce, perché è un elemento di una statua e quindi ci dà una certa rilevanza a questo luogo di culto che si è stato rinunciato. La lucetta ha una pesante scena erotica raffigurata nel disco e che veniva posta soprattutto nelle tombe maschili un po' per augurare chissà un buon una prosecuzione di una vita felice in questo senso della città. E lucerne tutte usate che quindi venivano deposte rivoltate per spengerle, quindi erano proprio un accompagnamento alla fine del defunto. Possiamo andare avanti? Le istituzioni che hanno dato prova di tanta lungimiranza e solidarietà nella collaborazione, sia in particolare con la professoressa Agiti che mi ha portato anche in questa occasione al suo fianco e con tutte le altre colleghe. L'occasione per me che così mi cimento con la numismatica è stata particolarmente importante perché il ripostiglio di Trasso Pedesino è una pietra miliare in quello che è lo studio della storia monetaria della campagna antica in un momento della nostra millenaria civiltà in cui la campagna riveste davvero un ruolo fondamentale, il perno di una serie di incroci, di influenze, di reciproche mutuazioni davvero importanti e significative. Questo ripostiglio, posso dirlo senza tema di piaggeria, campanilismo o pluralismo, è davvero importante, tanto che nessuno degli studiosi, prevalentemente stranieri, quasi tutti di scuola anglosassone, che si sono cimentati nel compito appunto di ricostruire le serie campane, hanno dovuto necessariamente misurarsi con questa documentazione. Per cui ero particolarmente timorosa all'idea di dovermi avvicinare e temevo di non poter fare altro che ripetere quanto altri molto meglio di me avevano già detto. Però l'occasione si prospettava comunque utile per fornire una documentazione completa, integrale, perché il ripostiglio, nonostante la sua importanza, poi nelle varie serie di edizione era stato presentato solo in parte. E questo tentativo è stato premiato perché, rivedendo gli esemplari custoditi presso il Museo Nazionale di Napoli, ci siamo accorti che una parte non irrilevante di documentazione relativa alle serie della città di Cuma era sfuggita così all'occhio, all'edizione di studiosi molto più bravi di me. Tipicamente, squisitamente ellenici, diciamo, però diventati campani ormai nel corso del V secolo, e associa a queste sedie quelle di Lidia, questa comunità misteriosa di cui ancora non conosciamo l'indicazione, però cominciamo a capire qualcosa della fisionomia proprio grazie alle monete. E infine, appena due esemplari dell'etnos dei campani, che pure riveste un ruolo tanto importante di aver regalato il nome al territorio e alla regione. Ora, dallo studio di questi materiali sono emersi alcuni risultati. Il primo dato che vorrei segnalare, sperando di non dilungarmi eccessivamente, è che si tratta di un rinvenimento composto esclusivamente di moneta di alto taglio, che significa che siamo in una fase in cui la monetazione, che nelle forme che qui assume è un'istituzione squisitamente greca, viene ricepita con caratteristiche molto impegnative che dopo preciserò. Allo stesso tempo, come avete visto dalla tabella precedente, è un nucleo di
stampato, ma non locale, proprio riflette questo mosaico di componenti elleniche ed indenizzate. Seguiranno adesso una serie di immagini che illustrano appunto la fisionomia delle diverse serie. Qui abbiamo la tipologia delle serie umane, qualche dettaglio che mette comunque in evidenza quello che è lo stile, diciamo ellenico, non ancora ellenistico, ma è tipicamente classico, con degli elementi che poi si perpetuano e come vedremo in parte vengono anche condivise dalle varie città. Qui invece abbiamo appunto la serie dei campani che già dimostra l'esito felice di questo processo, ovvero comunità, città o popoli indigeni nel nostro territorio che si appropriano di quello che è un istituto squisitamente greco, ma di cui vorrei sottolineare la dimensione politica. Cioè la moneta, prima ancora che essere strumento finanziario, prima di essere ancora strumento monetario ed economico, quale dovrà essere soltanto molto tempo dopo, secondo la nostra sensibilità, è prima di tutto la forma di autorappresentazione che queste città o comunità, secondo i casi o popoli, hanno nell'orizzonte storico-diplomatico dell'epoca. È l'equivalente delle nostre insegne civiche o delle nostre bandiere, ma dotato, diciamo, di una connotazione di tratti ancora più importanti di questi. Posizione, diciamo, quasi alla confluenza del fiume Volturno. Il ponte, la presenza del ponte era suggestivamente riferita in qualche modo già dalla cartografia dell'Istituto Geografico Militare che nel 1957 riporta questo toponimo Ponte Rotto presso il torrente Maltempo. Ponte Rotto perché in effetti di questa struttura abbiamo alcune parti soltanto, ma nonostante ciò vedremo che alcune riflessioni, osservazioni sulla sua funzione e sull'importanza di questa architettura pontiera per tutto il territorio potremo comunque farle. Cosa si conserva del ponte attualmente nel torrente? Queste sono immagini che abbiamo scattato a novembre, poco prima di quella famosa alluvione, e ricordo l'entusiasmo di tutti noi quando anche con Luciano, con Giussi abbiamo, e con i ragazzi della scuola di specializzazione abbiamo fatto tutti assieme questa bellissima scoperta che appunto vi dicevo era proprio suggerita da quel toponimo che leggevamo sulla tavoletta dell'IGM e che è stata però possibile anche grazie alla collaborazione dei locali, delle persone del posto, perché qualcuno del posto proprio ci ha indicato e ricordava la presenza di muri rotti nel torrente, quindi siamo immediatamente abbiamo effettivamente constatato la presenza di questi resti, di una struttura, quindi di una delle due arcate del ponte, in particolare di quella di sinistra, guardando da valle la struttura, dei muri d'ala, cioè dei muri di contenimento della porzione laterale del fianco, quindi del fosso e legato, quindi i muri d'ala legati alla testata di ponte sinistra, e poi questa bella pila proprio nel letto del torrente. Si tratta di strutture che si conservano per 3 metri circa di elevato dal fondo del fosso e per 6 metri di lunghezza. Come rileviamo, come evidenziamo in questa pianta e sezione prospetto corrispondente che appunto abbiamo eseguito immediatamente all'atto della scoperta, la porzione destra del ponte è andata completamente perduta. Ma ciò nonostante vedrete che l'analisi tecnica di tutte le parti conservate ci consentirà di fare delle osservazioni importanti, utili anche alla proprio ricostruzione del ponte stesso e delle sue parti. La struttura è costruita sostanzialmente con diciamo fa largo impiego di opera cementizia, questo legante, quindi questa mescola che è un po' il precursore del nostro calcestruzzo e che però via via, di volta in volta, viene adoperato nelle diverse parti
con una mescola differente, quindi cambiando la tipologia degli elementi, degli inclusi, a seconda della parte che si andava a costruire, e poteva essere foderato diversamente, e lo vedremo nello specifico. Infatti osserviamo per esempio in questa arcata di sinistra questa struttura portante in opera cementizia con un paramento, un bel paramento in opera in opus testaceum, quindi con un bel laterizio, e di fianco vi ho inserito anche un piccolo riquadro per farvi proprio apprezzare la tecnica di esecuzione. In alto trovate anche la posizione, quindi cosa stiamo osservando nell'ambito del rilievo. La struttura, abbiamo detto, mostra anche un muro d'ala, una cosa molto interessante, perché quindi abbiamo non soltanto l'architettura pontiera in sé, cioè solo il ponte e la pila centrale, ma anche la struttura che seguiva a valle e che quindi andava a foderare la scarpata del fosso su quel lato. Si tratta di una struttura in opera listata, quindi con questa alternanza nel paramento di blocchetti di tufo con un doppio filare di laterizi, quindi con un'alternanza proprio regolare secondo un modulo specifico. La pila centrale ci consente di lavorare e quindi di prendere in esame la fondazione del ponte. Il ponte viene costruito su una fondazione, appunto, come vi dicevo, in opera cementizia, e compare in grigio anche nel rilievo, e tutta anche l'elevato della pila sarà in opera in opus cementitium. Ma quello che desta subito curiosità è, al di sopra della fondazione, la presenza di questi due blocchi affiancati, inseriti legati nella malta, che troviamo sia da una parte che dall'altra della pila, quindi sia a monte che a valle, e che ci suggeriscono la forma originaria della pila stessa, perché questa doveva avere una pianta a forma rettangolare, ma doveva presentare dei rostri frangiflutto, cioè delle strutture che andavano a interrompere la corrente, la forza dell'acqua contro la pila stessa, proprio per proteggerla. Vi ho messo sotto uno schema tipo di un ponte per farvi capire la posizione. La forma della fondazione stessa lascia intuire quindi la presenza di questi rostri anche nel nostro caso. Attualmente chiaramente sono fratti, quindi ne vediamo soltanto una parte. Dicevo, l'opera cementizia, quindi il nucleo di questa struttura, era poi foderato via via a seconda delle parti con in modalità differenti. Sì, perché la pila mostra un lato, cioè l'intradosso verso l'arcata di sinistra, verso la prima arcata, foderato in opera in opus testaceum, come avevamo visto nella spalla precedente. Invece l'intradosso della pila verso l'arcata di destra, quella che poi non si conserva come arcata, mostra questa fila di blocchi lapidei, quindi di grandi blocchi in calcare, affiancati tra loro a realizzare, quindi sono messi tutti alla stessa quota, ed è un dettaglio non da poco che poi vedremo ci tornerà molto utile nella discussione, quindi nella illustrazione del funzionamento di questo ponte. Le arcate, cosa abbiamo delle arcate? Veramente molto poco, e quindi forse più che altro il rilievo che ci aiuta a capire che abbiamo una piccola porzione di queste arcate, che però nell'insieme ci possono dare conto di come doveva essere l'architettura, l'edificio, cioè quindi il monumento. E allora, ritornando al nostro rilievo, in effetti ci sono dei motivi e dei rapporti dimensionali che siamo riusciti a riconoscere in questo ponte, che rispondono alla buona pratica dell'architettura pontiera e che mostrano una grande capacità, ma soprattutto consapevolezza, nella progettazione architettonica di questo ponte, che tiene conto proprio di tutta una serie di norme e di rapporti
dimensionali che andavano rispettati proprio a garanzia della sicurezza e della stabilità dell'architettura pontiera e di questo ponte nella fattispecie, e che normalmente vengono adoperati nella costruzione dei ponti di epoca romana. Noi quando abbiamo intrapreso questa avventura della carta archeologica, ovviamente la prima cosa che si fa, si guarda la documentazione bibliografica, di notizie ce n'erano, si guarda quello che è un po' anche documentazione, si cerca di capire attraverso coloro che abitano sul posto se ci sono già delle indicazioni, e su questo devo dire veramente un grazie, ma da parte di tutti, a Luciano D'Amico, che ci ha accompagnato, in realtà spesso ci ha guidato proprio nell'esplorazione. Io vorrei fare un applauso. È innamorato del suo paese e del suo territorio, lo conosce palmo a palmo, e ci ha dato una mano considerevole nel recupero di tutte queste informazioni, anche nel recupero di quello che è appunto la documentazione d'archivio. Dicevo, quindi, questi pallini bianchi sono un po' tutto quello che avevamo recuperato all'inizio. Poi voi l'avete visto dalle carte precedenti, il territorio si è popolato enormemente più rispetto a questa carta. Tra le altre cose, la documentazione d'archivio, qui recupero la necropoli di località Arbusti, della quale ha già parlato la professoressa. La documentazione d'archivio ci ha permesso anche di recuperare una serie di informazioni di carattere strettamente amministrativo, quali ad esempio i vincoli, no? Che sono stati utili nella redazione della carta delle potenzialità archeologiche e che sono estrema utilità proprio per la programmazione territoriale. Qui vedete vincoli relativi all'area di Arbusti, e ce n'è anche uno molto grande a Nansignano. Fra l'altro qui c'è Pina Stabile, che all'epoca seguì il sopralluogo, e grazie alla quale quest'area in qualche modo è stata preservata. Quindi documentazione d'archivio utile anzitutto proprio a redigere quelle che sono le prescrizioni, quelle che poi saranno base delle prescrizioni del territorio, ma non solo. In archivio si trova la cartografia storica, qualche dato l'avete già visto, qui volevo solo segnalare molto velocemente, perché poi vorrei andare proprio ad un nucleo di materiali molto interessante, volevo segnalare tutte le indicazioni che nelle carte storiche troviamo circa gli antichi nomi dei luoghi. Qui ad esempio nella zona, credo tutti la conosciate, la zona di località Castello, tra Melizzano Vecchio e Castello, ci sono una serie di ruderi, e in questa carta storica del 1836 circa c'è un toponimo eremitaggio che forse fa pensare ad una destinazione curtense, religiosa di quest'area stessa. Ma poi, e qui mi leggo proprio all'attività di Luciano D'Amico in questo territorio, questa è una vetrina del Museo del Sannio Caudino di Montesarchio. Guardando un po' tra le vetrine, non so se qualcuno di voi è stato in museo, però c'è un piccolo nucleo di materiali di età preistorica che sono esposti in una delle vetrine proprio dedicate alla preistoria, e che vengono dal vostro territorio, che documentano quello che diceva il professor Salerno, cioè l'attività dell'uomo preistorico, attività in questo caso strettamente legata alla caccia e a quelle che erano le attività di sussistenza. E questi sono oggetti, credo, dell'Eneolitico, vero Antonio, se non erro? Sono gli oggetti che si trovano in quest'area, recuperati fra l'altro da Luciano D'Amico, vero Luciano? Erano tuoi recuperi, consegnati alla sovrintendenza, che poi aveva deciso di esporli. Quindi una fetta di territorio che, se non ci fosse stato Luciano a darci l'indicazione, noi avremmo comunque recuperato nello scavo, in archivio o in museo, una porzione, una piccola goccia di quella che è la storia, la preistoria del territorio. E ancora, qui siamo invece al Museo del Sannio a Benevento, che spero molti di voi conoscano, perché raccoglie un po' quella che sono le testimonianze materiali provenienti da questo territorio. Anche in questo caso, passando tra le sale, nella zona, nell'area dedicata proprio alle prime fasi di vita dell'uomo, ci sono due vetrine dedicate a una serie di oggetti provenienti da località Torello di Melizzano. Siamo quindi in un'area molto vasta, la località è abbastanza ampia, lungo il corso del Volturno, un po' nell'area che appunto Paola Caffora prima l'ha fatto vedere, legata però alla presenza del ponte romano. Anche in questo caso, materiali emersi in questo territorio,
e che noi recuperiamo, e poi vedrete quante informazioni danno a livello storico, che noi recuperiamo solo grazie allo scavo in museo. E cosa recuperiamo tra l'altro in museo? Tutto quello che è il racconto del ritrovamento, elementi, carteggi che ci riportano al 1931. Siamo nel marzo del 31 e qui è una lettera che il prefetto Cimoroni dell'epoca manda ad Alfredo Zazzo, che era il direttore del Museo del Sannio, che fra l'altro era reale ispettore ai monumenti all'epoca, quindi era la persona preposta proprio ad accogliere questo tipo di informazione. In questa missiva veloce si racconta appunto di questo ritrovamento in Contrada Torello in un fondo di proprietà di Grasso Angelo Fummarzio, una notazione che poi c'è stata molto d'aiuto per capire dove fosse avvenuto questo ritrovamento, e dice appunto che in questa zona, in compagnia dei reali carabinieri, quindi ci riporta anche ad una ci cala in quella che è il contesto storico dell'epoca, il trentennio del Novecento. Dice appunto: sono stati rinvenuti questi oggetti antichi di Creta, rinvenuti dal colono, però non dal proprietario del terreno, nel terreno mosso dall'aratro. Ho trovato 14 vasi di Creta di varia grandezza, alcuni discretamente conservati, altri in frantumi, quindi era un corredo un pochino più cospicuo. E poi ovviamente chiede a Zazzo, dice: che ne faccio? E vieni a vedere perché qui questi vasi in qualche modo. Quindi già da questa missiva cosa traspare? L'attenzione nei confronti di oggetti, adesso li vedremo, che non rispondevano tanto al gusto estetico dell'epoca. Infatti lo stesso Zazzo, che non si intendeva di questo tipo di vasi, li qualifica come di bassa fattura in realtà, e che invece ci danno tantissime informazioni. Però l'attenzione delle persone dell'epoca a preservare quella che è una testimonianza che ci racconta poi una parte della storia di questo territorio. Eccoli qui i nostri vasi, se li contate, questi valgono per uno, perché c'è il prospetto e poi la parte relativa all'ansa. Si tratta di coppe, si tratta di brocche, queste sono anforette, anche queste sono oinocoe, quindi vasi per versare il vino, sono ben di più. Sono 21 rispetto ai 14 di cui parlava la missiva, perché ovviamente poi nel corso di questa prima comunicazione vennero fuori altri vasi. E tra le altre cose, qui mi riallaccio un po' a quello che è stato detto da tutti i relatori precedenti, questi vasi in qualche modo ci testimoniano quello che è un po' anche sono i contatti culturali dell'area. La gran parte di questo tipo di vasellame noi lo ritroviamo nelle necropoli di Calazia, di Abella, di Calo, quindi dei centri vicini, ma lo ritroviamo anche nell'area del Salernitano, nella zona di Capua. Alcuni di questi in particolare, soprattutto quelli più recenti, attestano contatti proprio con Capua, con l'area laziale. Queste due anforette in particolare riguardano proprio, sono oggetti che emergono ad esempio nelle tombe della Valle del Liri, quindi ci raccontano quelli che sono un po' i contatti che questa zona, siamo in località Torelli, ma in generale tutto il territorio, zona Posta Lungo, una delle vie più importanti di penetrazione verso l'interno del Volturno, intratteneva non solo con i centri vicini, ma con tutto quello che stava intorno. Tra le altre cose interessantissime anche la presenza di quella che sembra una coppa, ma noi archeologi qualifichiamo come un'anforetta schiacciata, che è caratteristica dei corredi di inizio VI di Termoli, Larino, della zona adriatica, quindi dell'area picena. Lo si ritrova in forme un pochino meno schiacciate anche nell'area capuana e aurunca. Però questo tipo in particolare, che è uno dei più recenti vasi di questo lotto di materiali provenienti da Melizzano, noi lo recuperiamo anche in area picena. Quindi contatti anche con la parte adriatica della penisola, e ovviamente questi sono questo è un particolare di uno di questi vasi, di un oenocoe con questa bocca trilobata che rimanda a modelli greci, quindi contatti poi attraverso la costa tirrenica con la ceramica greca. Ceramica fra l'altro di impasto, cioè un tipo di materiale. La gran parte di questi oggetti, vedete, questo è un po' sbilenca questo oenocoe, perché la gran parte sono fatti con una tecnica particolare, quella del cercine, di questa lungo segmento d'argilla che viene sistemato in
nel modo in cui vedete, quindi viene poi riquadrato e riformulato. Non tutti sono fatti così, in alcuni credo ci sia anche l'utilizzo del cosiddetto tornio lento, cioè cominciano a scoprire quella che poi sarà darà la possibilità della produzione in serie di questi vasi. Sono caratterizzati da una serie di decorazioni fra l'altro fatte con strumenti semplicissimi. Guardate ad esempio queste, sono in realtà decorazioni fatte probabilmente con delle cordicelle. Qui ho preso proprio uno piccolo spezzone di corda per farvi vedere proprio la corrispondenza tra quello che noi vediamo sull'argilla, che fu ovviamente decorata prima della cottura, e quello che poi è il risultato finale della decorazione. Motivi di vario tipo, abbiamo visto questi segmenti a zigzag, ci sono le stelle, motivi realizzati con probabilmente strumenti metallici, cerchielli, elementi di vario tipo, o motivi a rilievo, quindi realizzati a mano in modo da decorare il vaso. È una commistione tra motivi a rilievo, e qui abbiamo delle bugne, queste delle costolature, insomma non mi dilungo più di tanto sugli oggetti. Tra le altre cose c'erano anche degli ornamenti in metallo, ne sono rimasti due soli, sono due bracciali, due armille, con una decorazione semplicissima. Fra l'altro sono bracciali che si ritrovano abbastanza di frequente tra il VII e il VI secolo avanti Cristo. Mi sono dimenticata di dire all'inizio che il range cronologico entro il quale collochiamo questi vasi va, diciamo, all'incirca dalla fine dell'VIII agli inizi del VI secolo avanti Cristo, quindi in qualche modo raccontano due secoli di storia del vostro territorio. Ritorno un attimo alla documentazione d'archivio, perché la documentazione d'archivio, qui lo sanno bene soprattutto i funzionari che se ne occupano, conserva tutto quello che è prodotto durante l'istruzione di una pratica. Tra le altre cose, questa era una borsa che Zazzo aveva scritto, probabilmente doveva dare comunicazione a quello che era l'allora sovrintendente Amedeo Maiuri, e scrive in questa borsa: noi recuperiamo elementi che poi non compaiono in quelle che sono i documenti ufficiali. In particolare qui poi si vede male, ve lo leggo io, lui dice: sono stati trovati sì vasi, ma anche punte e puntali di lance, anelli e fibule di bronzo. Quindi vedete, lo scavo in archivio ci permette di recuperare un altro elemento, la presenza del metallo, che probabilmente nella concitazione del ritrovamento è stata la prima cosa che è sparita, anche perché era di piccole dimensioni. E tra le altre cose, sempre in questa stessa lettera, troviamo un altro elemento, ossia che le tombe erano ricoperte, lui dice, di arche di tufo bigio e di vari strati di grossi ciotoli levigati. Questo lo riprenderemo quando vi farò vedere dove era collocata questa necropoli, perché la collega Paola Cazzola, che ha fatto una ricognizione approfondita dell'area, questi stessi elementi li ha trovati lì intorno. E ancora, questo forse lo conoscete, perché in questo grande lotto di materiali in realtà l'elemento forte, diciamo così, era questa grande tazza con ansa sormontante, sovradimensionata rispetto al resto. Vi faccio scorrere velocemente le immagini per farvi vedere un po' quella che è la sua unicità. È molto particolare, ha motivi di vario genere, il motivo della ruota, questi sono degli archi, motivi che in realtà però noi troviamo nella ceramica di quello che noi definiamo, noi archeologi definiamo come periodo orientalizzante, soprattutto tra la fine dell'VIII e il VII secolo avanti Cristo. Una tazza, fra l'altro, che che si pensava fosse un unicum, cioè non è facile trovare un reperto di questo genere. In realtà, e anche in quel caso, lo scavo in archivio nella bibliografia, diciamo, ci ha permesso di recuperare questo elemento, in realtà è molto simile a quest'altra, sembra la sorella gemella. È una statua conservata al British Museum a Londra. E qui mi sono incuriosita a un certo punto, quando ho visto questa similarità, ho detto: oddio, ma sembra quasi che escano dalla stessa officina, dalla stessa bottega, ma da dove verrà? Perché quello che a quel punto mi interessava era capire la bottega dalla quale la persona che aveva questo vaso nella tomba aveva comprato il vaso, se il vaso fosse stato prodotto in loco a questo punto, perché escluderlo? E la documentazione d'archivio legata, o meglio, quello che era disponibile poi su internet legata a questo vaso, ci raccontava che era dell'ex collezione e della collezione di Lord Hamilton, l'ambasciatore inglese,
alla corte borbonica, che era fra l'altro un appassionato di scavi. Qui vi ho portato proprio una delle, delle incisioni che lo ritraggono lui mentre sta aprendo un sepolcro a Nola. Nola aveva molte proprietà e qui insieme alla moglie, a Lady Hamilton, guarda un po' quello che è il corredo. Quindi era un appassionato, scavicchiava qui e lì, tanto che fece anche arrabbiare il ministro Tanucci, l'allora primo ministro, perché ovviamente Tanucci si preoccupava del fatto che poi questi reperti che lui trovava rimanevano per un po' nella sua collezione e poi andavano all'estero, ed è quello che poi è successo a questa tazza. Purtroppo vi devo dire che della tazza non ho trovato l'esatto luogo di provenienza. La gran parte degli oggetti che Hamilton aveva nelle sue collezioni vengono dalla Campania settentrionale, e quindi è probabile che sia comunque stato prodotto in un'area, forse Capua, però obiettivamente non sappiamo dirlo, di provenienza campana sicuramente. Ma certo è suggestivo pensare appunto a due elementi così simili e tanto distanti tra loro, che però ci raccontano due storie differenti. E ancora, di questi elementi e questi oggetti, se fossero stati scavati in maniera corretta, avrebbero potuto fornirci tante altre indicazioni. Cioè avremmo potuto capire se le tombe erano di un maschio, di una femmina, se c'erano dei bambini, e soprattutto quella bella tazza così grande, sovradimensionata, a chi apparteneva, se era isolata, se intorno c'erano degli altri oggetti, se chi l'aveva posta in un determinato luogo, perché poi anche con Antonio Salerno ci siamo chiesti, ma non è che era isolata e quindi era una sorta di oggetto rituale all'interno di un'area di necropoli. Questi elementi noi non riusciremo più a recuperarli perché i corredi vennero smembrati, tanto che Maiuri, il sovrintendente dell'epoca, proprio in uno dei documenti fa assoluto divieto, se si continuava a scavarli, di scavare senza l'assistenza di funzionari tecnici, così come fa la sovrintendenza oggi, ma non per puro spirito per potere personale, ma semplicemente perché solo scavando in un certo modo noi recuperiamo tutti gli elementi necessari alla corretta comprensione dell'evidenza archeologica. E lui dice che appunto senza l'assistenza di funzionari non si può scavare, costituendo lo smembramento dei corredi funebri un grave e spesso irreparabile, come in questo caso, danno scientifico. Quindi questo è un elemento a mio avviso importante. Una ultima cosa sulla collezione di Melizzano. Qui con Luciano D'Amico ci siamo accaniti, perché a questo punto avevamo il nome del colono, del padrone del fondo. Siamo andati all'archivio di Stato a Benevento, abbiamo preso il catasto storico, abbiamo in qualche modo riquadrato la zona, insomma, anche grazie poi a Rossano Insogna di Melisa, siamo riusciti a recuperare l'erede di questo signore, che si chiama Grasso Angelo. Grasso Angelo ci ha raccontato, ci ha fatto vedere il luogo che è questo. Quindi siamo qui a ridosso del Volturno, questa è la strada, questa è la SNAM, e tra l'altro ci ho fatto vedere anche altre foto di altri oggetti che hanno contribuito a comporre un quadro abbastanza articolato di questa necropoli, e a comporre un quadro ancora più articolato, ma questo ne ha parlato già il dottor Salerno, di una situazione di piccoli insediamenti. Tra le altre cose, proprio la collega Carfora ha trovato nel terreno lì accanto queste grandi lastre, alcune lastre di tufo, dei ciottoli, che ci riportano a quello che raccontava Zazzo nella sua missiva, cioè alla copertura di queste tombe. Quindi è molto probabile che fosse un'area di necropoli o più necropoli in una stessa area, e che forse in questa zona ci fosse poi l'insediamento stabile. Lì intorno c'è una piccola collinetta, può darsi pure che l'insediamento fosse lì. Quindi su questo poi future ricerche potranno darci una conferma. Tra le altre cose, anche a Frasso esistono all'interno del territorio, queste comunità innervano anche l'interno del territorio, quindi non si dispongono solo intorno e lungo il Volturno. Un'ultima precisazione, perché questa cosa è venuta fuori, viene fuori in varie pubblicazioni. Questa è una statua di Asclepio, ancora una volta emigrata all'estero, al Museo di Berlino. Qui ho preso e tradotto la scheda, che voi trovate fra l'altro disponibile online, e c'è scritto "trovato a Frasso". La statua è alta 2 metri, quindi voi immaginate, uno legge e dice però c'era un tempio a questo punto dedicato al dio della medicina,
Anche qui l'approfondimento è sempre d'obbligo, perché in realtà si sta parlando, anche se in questa scheda non lo specificano, perché a loro non si... di Frasso Sabino. Ed infatti la prima menzione, che è del 1836 di Gerard, cita, vabbè, lui sbaglia, qui mette Crasso, però in realtà Beirom, dice, cioè Beirom, vicino Roma. E quindi ovviamente ritorniamo in un luogo, tra l'altro ben noto alla professoressa Gigli, che tanti studi ha fatto sulla Salaria, in un'area molto nota da un punto di vista archeologico. Quindi sempre attenzione proprio anche nel maneggiare questi pubblici, che comunque hanno, diciamo, un iter autorizzativo a parte, sia per quanto riguarda, soprattutto per quanto riguarda le opere private, insomma. Molto spesso, insomma, noi in sovrintendenza ci troviamo nella difficoltà di reperire le notizie sulla situazione pregressa. Questo soprattutto a seguito della recente riforma che, come sapete, ha caratterizzato il Ministero per i beni delle attività culturali e del turismo, a partire dal 2014, che si è poi concretizzata nel 2016 e ha avuto la sua parte finale nel 2017, prima di una ennesima riforma, insomma, che è stata quella del 2019. La riforma Franceschini ha creato ovviamente ha spezzato quell'unità che caratterizzava prima la sovrintendenza, creando almeno due istituti distinti, che da un lato la sovrintendenza, che si occupa appunto della tutela, dall'altra parte i poli museali, che si occupano della valorizzazione, oltre ad altri istituti che sono gli istituti, i musei e i parchi archeologici caratterizzati da un'autonomia speciale. Nell'ambito di tutta questa riforma, ciò ha comportato sicuramente delle difficoltà, perché specialmente riguardo agli archivi, la sovrintendenza si è trovata ad avere i propri archivi magari in altre sovrintendenze o in istituti periferici. Quindi il lavoro del funzionario sicuramente è stato molto più complicato, perché non può disporre giornalmente di tutta quella memoria pregressa che caratterizza un territorio. Senza quella memoria è molto difficile esprimersi sui singoli pareri, soprattutto perché nel frattempo la riforma Franceschini ha comportato, con questa visione olistica, cioè con la creazione di un ufficio unico tra parte paesaggistica, storico-artistica ed archeologica, la necessità di esprimersi in tempi molto più rapidi di quello che era il passato. Anche se dal punto di vista normativo sono sempre rimasti canonici 90 giorni, in realtà noi ci dobbiamo esprimere in coerenza con quanto avviene per la parte paesaggistica entro 45 giorni. Ciò non è vero, perché in realtà poi l'architetto ci dà il suo parere qualche giorno prima, quindi da 90 giorni siamo passati a 3-4 giorni per poter esprimerci su un determinato aspetto. Quindi c'è necessità di analizzare la pratica però molto velocemente. Quindi, quando possiamo disporre di carte archeologiche che ci permettono di puntualizzare le presenze pregresse, sia da un punto di vista di ricerche di superficie, sia da un punto di vista di ricerche d'archivio, localizzando magari con un pallino sulla pianta le evidenze, è una grandissima fortuna. Quindi io sono un lettore, un utilizzatore, insomma, di queste carte archeologiche, e faccio i complimenti a professoressa Gigli per questa opera, insomma, perché è un'opera che ha visto moltissimi volumi, non è a quel carattere di sistematicità, insomma, che secondo me caratterizza sempre le grandi opere, insomma, che non hanno mai un carattere estemporaneo, ma sempre un carattere metodologico che vuole coprire di tutto, insomma, anche se è complicato per un territorio vasto e archeologicamente importante come la Campania. L'idea è quella di dare una mappatura completa, insomma, del territorio,
ai fini di un censimento dei siti archeologici di una delle aree forse che ha più presenza archeologica in tutta Italia. Quindi ben venga questo tipo di iniziative, iniziative che continuano, che sono ancora in corso. Il ruolo della sovrintendenza è quello di autorizzare questo tipo di iniziative, perché da un punto di vista normativo la sovrintendenza deve autorizzare non solo le ricerche d'archivio negli archivi della sovrintendenza per il reperimento di questo tipo di notizie, che spesso sono anche molto antiche, ma anche le ricerche, come hanno evidenziato anche recenti circolari, le ricerche sul terreno per il rinvenimento di materiali archeologici che non sono sotto terra, ma che si trovano appunto diciamo dispersi sul piano di calpestio. E la sovrintendenza diciamo continua quest'opera, ha autorizzato anche, insomma, nei mesi scorsi interventi di questo tipo, continua con una collaborazione serrata con l'Università Palmitelli. Anzi, ringrazio la professoressa Vera anche per le recenti collaborazioni che ci sono state e che ci hanno permesso di puntualizzare l'importanza di alcuni siti archeologici che sono attualmente oggetto di interesse. Io così mi permetto di dare un piccolo suggerimento, insomma, ciò che potrebbe aiutare ancora di più, diciamo, la sovrintendenza nelle attività di tutela, visto che diciamo, la metodologia con cui vengono realizzate queste carte archeologiche, come ho potuto constatare, è estremamente attenta, estremamente puntuale, estremamente corretta dal punto di vista metodologico, e non lascia nulla di intentato, insomma, nulla al caso, insomma, vengono coperte, mappate le intere superfici, insomma, del territorio comunale. Io credo che ai fini della tutela di queste aree, per quanto riguarda la sovrintendenza, esprimo così un desiderio, uno spunto di riflessione: sarebbe molto importante che la sovrintendenza almeno potesse disporre anche di una collocazione dei siti su base non solo, diciamo, di una tavoletta IGM, ma anche su base catastale. Questo perché? Perché noi in sovrintendenza purtroppo ragioniamo dal punto di vista delle particelle catastali, cioè le richieste di sovrintendenza da parte dei privati, da parte del comune che diciamo, si interfaccia con il privato, avvengono su base di particelle catastali. E non è sempre facile, diciamo, fare la corrispondenza tra particella catastale e puntino inserito nella piantina IGM. Questo lo do come spunto di riflessione, insomma, per i futuri lavori. Io credo che sarebbe molto utile, insomma, almeno per quanto riguarda, diciamo, i compiti della sovrintendenza. Vorrei essere abbastanza rapido perché, insomma, i tempi sono fatte varie indagini nel territorio della carta archeologica che qui viene presentata. Diciamo, le indagini, gli interventi privati non hanno dato esiti. Vi è stato, diciamo, un unico esito positivo che posso qui presentare in anteprima. In realtà non si tratta di un rinvenimento, diciamo, classico, ma di una situazione estremamente particolare. Cioè, è stata fatta una segnalazione all'ufficio periferico della sovrintendenza di San Salvatore Telesino, in cui è stato segnalato all'assistente stabile la presenza di materiali archeologici in una località abbastanza, insomma, amena del territorio di Frasso Telesino. Ci siamo recati sul posto, abbiamo constatato la presenza di questi materiali archeologici insieme a materiali edili. La segnalazione è chiaramente anonima. Noi abbiamo potuto recuperare, insomma, quello che era possibile recuperare dal punto di vista archeologico,
che qui ve lo presento. Si tratta di alcune porzioni di un cassone di tufo grigio, vedete alcune porzioni, misto a elementi chiaramente insomma, di edili, insomma, di lavoro edile abbastanza recente. Si tratta sicuramente di materiale in deposizione secondaria, cioè scaricato in questa zona abbastanza riparata. Fortunatamente però è stato portato in quella zona, ma c'è stato anche permesso di ritrovare questi materiali. Purtroppo si tratta solamente di una piccola parte, ovviamente, di quello che doveva essere questo contesto, questi contesti. Questo è uno dei frammenti meglio conservati del cassone, lungo una quarantina di centimetri, chiaramente spezzato probabilmente da un metodo del carico. La successiva. Ecco, queste altre porzioni. Non so se intravedete tra la vegetazione e le grosse porzioni di tufo anche del verde un pochettino strano, un pochettino particolare. Ecco, questo è un altro grosso frammento più al centro. Eccola. Ecco la successiva. Questo è uno dei frammenti più grandi, cioè insieme ai frammenti di cassone era presente anche varie porzioni di un cinturone bronzio, purtroppo rinvenuto totalmente distrutto, insomma solamente alcune porzioni si sono salvate, misto a questi frammenti del cassone. La successiva. Ecco. Non so se notate che vi sono i frammenti, possono. Certo. Vi sono i frammenti, però qua vi è un bastoncino con infilato anche un anello. La successiva. Questo è quello che abbiamo potuto recuperare, sei frammenti abbastanza grandi del cinturone, alcuni decorati con, diciamo che presentano la parte terminale del cinturone, decorati con una decorazione puntinata, altri decorati con dei fori che servivano probabilmente per la parte in cuoio, come in questo caso. E qui ci sono altri fori. Ovviamente i frammenti sono stati portati nei magazzini della sovrintendenza e sono attualmente in attesa di restauro. La successiva. Questo invece è l'anello realizzato in piombo, che ci permette di pensare a una ipotetica sepoltura femminile. La particolarità, e chiudo insomma con questa immagine, dell'anello è la sua parte superiore, perché nella parte superiore troviamo questa decorazione impressa con una testa femminile di profilo, con una ricca parure, con appunto questo orecchino, questa collana sembrerebbe quasi di perle, questa acconciatura insomma molto molto particolare, ricercata, e insomma anche un nastro evidentemente che cinge i capelli, insomma. L'oggetto è chiaramente di particolare interesse, è anch'esso in fase di restauro e di studio, di approfondimento, perché il rinvenimento, insomma, come ha ricordato il sindaco, è abbastanza recente, insomma, è dei mesi estivi, insomma, ve lo do come elemento in anteprima. Ovviamente noi non abbiamo nessuna idea della provenienza, insomma, la collocazione è assolutamente secondaria, quindi potrebbe venire, non abbiamo idea se proviene dal territorio di Trasso del Zino, Pizzano, Sant'Agata dei Goti, San Salvatore Telesino, sappiamo solo che questi materiali sono stati scaricati
a Palazzo Telesino, quindi possiamo ipotizzare che la provenienza non sia molto lontana, perché non credo che si vada molto in giro insomma, con questi materiali. Ovviamente la sovrintendenza sta facendo ulteriori ricerche, riscontri per cercare di capire qual è il luogo di provenienza, quale sia il lavoro, perché ovviamente si è distrutto un bene archeologico e per l'ennesima volta, e insomma noi abbiamo tutta la volontà di contrastare questo tipo di attività illecite che deturpano il nostro patrimonio culturale. Io vi ringrazio. L'ultima cosa, volevo insomma ringraziare la nostra concittadina, perché la nostra assistente Pina Stabile, appunto di Palazzo Telesino, che io spesso le chiedo molto di più del lavoro che dovrebbe svolgere, insomma, fra cui recuperi come questo e molte altre cose, quindi insomma nel suo paese insomma la ringrazio di tutto il suo lavoro. Thank you.